Per il momento sano nerdismo, Seba ci farà vedere tutta la sua collezione di retro gaming per farvi fare un tuffone nel mondo dell'intrattenimento videoludico a schermo nostalgia. Basterà un video solo? Vabbè, proviamoci. Il momento, un po' di sano nerdismo non fa mai male. Oggi vi farò vedere la mia completa, no, non completa, una parte almeno della mia collezione di videogiochi. Perché nerd è figo! Iniziamo subito! Pronti? Via! Ok, per il momento nerdaggine, iniziamo subito con tutti i giochi che ci abbiamo. Sarà un ordine un po' casuale. Allora, c'ho ICO, la versione quella di cartone, Ultimate Saga, che abbiamo anche qua la versione originalissima, quella la Super Limited Edition. Non so cosa c'era dentro lì, adesso non mi ricordo, qualcosa di Final Fantasy X-2. Io principalmente, siccome ero un super fan di Final Fantasy, l'avevo comprata. Shadow of Memory, che questo è un gioco che non so se l'avete mai giocato, è un gioco veramente strano, dove praticamente fai tutte le morti di questo tipo, tu praticamente cerchi di evitare come muore, ma è un gioco divertente comunque. Hunting Ground, che è anche carino come horror, l'ho rigiocato, non mi è piaciuto molto. Poi c'è Sega Superstar, una merda. Poi c'è Silent Hill 4. L'ho giocato, mi era piaciuto a suo tempo, avevo anche finito tutti i finali. Ma carino. Parappa the Rappa è bellissimo. Kingdom Hearts, ovviamente. Beyond Good and Evil. Mi dispiace un botto che non hanno mai fatto praticamente la versione 2 che dovevo uscire, ma poi non è più uscito. Questo è un gioco che sinceramente non me lo ricordo, immagino che non era sto granché. Poi continuiamo con altri giochi. Questo ammetto che è un gioco che ho comprato soltanto perché le tipe erano tettone, ma ci ho giocato tipo un quarto d'ora perché era una palla. E Toy, questo qua me l'hanno regalato. Non è che mi è piaciuto, questo anche non mi è piaciuto. Un Resident Evil, forse è il più brutto. Non so se lo conoscete. Survival 2 Code Veronica. Tekken 5, Street Fighter X2. Tekken Tag è stato il mio primo gioco della Play 2, bellissimo. Tekken 4, The Bunch. The Bunch, sai, era carina la storia. Non me la ricordo, però c'era un personaggio, quello che diventava una pantera, che era simpatico. Virtua Fighter 4, che avevano messo Vanessa, che mi piaceva. Space Channel me l'hanno regalato, ma non ci ho mai giocato. Kingdom Hearts, questo qua l'uno. Poi abbiamo Soul Calibur, che tra l'altro mi hanno comprato anche la versione GameCube perché volevo giocare con Zelda. Hurdy Gurdy è un gioco che tipo tu fai, non me ne ricordo questo, però tipo dovevi prendere le pecore, una cosa così. Jack, bello, mi sono preso il 2, anche mi è piaciuto, però ci ho giocato poco. Kia ci ho giocato praticamente niente. Tomb Raider Dangerous Darkness, che è un gioco che tutti odiano, io non l'ho detestato, anche perché ero troppo fan di Tomb Raider per odiarlo. Poi c'è Rayman M, Crash Twister, ma non era bello. Non mi è piaciuto a me molto questo Resident Evil. Oh, ah no, forse quello che... questo, no, questo sì che mi è piaciuto, scusate. E poi ci abbiamo, vabbè, continuando con gli horror, non possono mancare tutti i miei giochi di Ray, ossia Project Zero. In italiano ho Fatal Frame, che c'ho il 2, versione... no, questa è la versione normale. Il 3, questa è una versione giapponese, versione Wii giapponese. Il 4, che è il più bello della serie. Infatti anche nel music video di Alive, i primi 10 secondi suono il piano, proprio un tributo a questo videogioco, è bellissimo. Poi il 5, che è anche carino, l'1, che vabbè, meraviglioso. Poi abbiamo l'1, questo ha venduto solo tipo 30.000 copie, rarissimo per Xbox, la versione Xbox dell'1, forse ha venduto un po' di più, non mi ricordo, comunque pochissimo. E poi abbiamo il Project Zero 2 versione PAL, quindi versione europea, ma non finisce qui. Poi abbiamo Dead or Alive Ultimate, Dead or Alive 4, Dead or Alive Extreme Beach Volleyball 2, anche questo l'ho preso solo per le tette, Dead or Alive 3, anche questo, eh? Dead or Alive Beach Volleyball 1, cioè... Cioè, questi due giochi ci ho giocato 100 ore a testa, cioè rendiamoci conto. Doa 2, Siren 2, che non era bello quanto l'1. L'1 è un gioco bellissimo, veramente, veramente bello, veramente, veramente difficile. Ho finito tutto. Primal è un gioco che, sai che era carino, eh? Infatti mi spiace che non siano mai andati avanti con il franchise. Ci ho rigiocato e non mi è piaciuto. Però quando l'avevo giocato all'inizio mi piaceva. Siren 3, vabbè, bellissimo. Non bello quanto il 2, ma comunque bello. Shenmue 2, questo era un gioco che volevo. Bellissimo. C'ho ancora lo scontrino, vedete? Ormai non si legge più niente, ma ero super fan. E qua c'era dentro anche il DVD. No, forse era già contenuto all'interno di questo, in cui potevi vedere praticamente la storia dell'uno. Oddworld è un gioco bellissimo, 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 bellissimo. Anche se i primi due sono molto più belli di questo qua in 3D. È un gioco di quelli che era più bello in 2D. Andiamo avanti comunque perché la nerdaggine non finisce più. Poi qui abbiamo Dark Chronicle, che non me lo ricordo, però ci ho giocato un po'. Crash non era bello, cioè era bello, però c'erano dei caricamenti snervanti che non finivano più. Non l'ho mai giocato. Carino. Bloody Roar
War è un io ero un fan dei picchiaduro quando giocavo alla Play 2, quindi questo mi era piaciuto tanto. Però mi sembra che questo è stato l'ultimo della serie o c'è stato un seguito? Questo era un gioco che ero un super fan di Nina, ovviamente mi sono preso lo spin-off di Tekken, che però, diciamocelo, non si capiva come si giocava, io, almeno io non l'ho capito, a me non è piaciuto. Devil May Cry, ovviamente, i trucchi di Devil May Cry, Devil May Cry 2. Dynasty Warrior è un gioco che piace a tanti, però a me non ha preso così tanto, devo dire. Final Fantasy l'ho preso solo perché era bella la copertina, però non l'ho capito come si giocava. Final Fantasy, ovviamente, Final Fantasy 10-2, Final Fantasy 12, Oni, questo anche non l'ho mai giocato, neanche Oni ho giocato più che tanto. Space Channel 2 pure abbiamo, però anche quello non è che l'ho proprio giocato, sinceramente. Vabbè, andiamo avanti. Poi qui abbiamo tutta la collezione di GTO in DVD. Passiamo ai giochi dell'Xbox. Questo non l'ho mai giocato, questo l'ho giocato pochissimo, questo è di mio fratello, questo bello ovviamente perché è Tomb Raider, anche se ho preferito, guardate, io dirò forse un'eresia, però a me questo è forse il Tomb Raider che mi è piaciuto di meno di tutti. Anche meno del Dark Angel, cioè non lo so, è di Angel of Darkness, scusate, non lo so, era noioso, boh, a me non è piaciuto. Questo l'ho giocato un po', ma non, boh, non mi ha entusiasmato. Così così, cioè non è di mio fratello, sì, non più bello Mario Kart. Splinter Cell l'ho giocato e mi è piaciuto. Un altro picchiaduro di quelli che la cosa più bella era un personaggio di, tipo si chiamava Dynast, no? Non mi ricordo. Beh, Silent Hill 2 con anche un... questo non so perché ne abbiamo due. No, dovete sapere che mia zia aveva un negozio di videogiochi e quindi me ne dava un botto, non è che navigavo nell'oro. Comunque, per quello ho avuto tutti questi giochi. Poi Blink non mi era piaciuto. Cioè, carino, era divertente perché era il primo gioco in 4D, perché controllavi il tempo, però era un po' una minchiata. Questo bello, sicuramente bello, però non l'ho giocato tanto quanto avrei voluto. E FIFA 2004, boh. Passiamo ai giochi della Wii. Allora, per i giochi della Wii abbiamo Tomb Raider Underworld, che mi è piaciuto tantissimo. Super Purple Mario l'ho giocato pochissimo. Monster Hunter anche l'ho giocato pochissimo. Donkey Kong bello, Party Mario Lotto bello, questo è uno schifo. Bello, bello, beh, sì, ma sono tutti uguali questi giochi, anche se sono tutti belli. Un altro Luigi, un altro Famicom, un altro Paper Mario, un altro, ok. Splatoon, Tomb Raider Anniversary, bellissimo. Poi andiamo avanti, mamma mia, non finiremo mai. Io volevo fare il retro gaming, quindi non so perché, vabbè, hai fatto vedere anche questi. Questo è un gioco bellissimo. No, ma questo qua, scusa, in Italia ha avuto successo, perché a me è piaciuto un sacco. The Last Guy anche mi ha divertito tantissimo. Questo non l'ho giocato, bellissimo. Vabbè, questi non potevo non prenderli, ovviamente. Tiro fuori le cose un po' a caso, scusate se non c'è un ordine, ma ve li faccio vedere proprio come escono dal mio armadio, senza troppi casini. Qua abbiamo un altro Mario Kart, una... ah, questo qua che mi sono preso sul calibro soltanto perché c'era Zelda. Il Game Boy, c'abbiamo il Game Boy Color. Poi qua abbiamo, vabbè, questo gioco l'ho giocato su GameCube perché lo potevo collegare alla TV. Dream Fighter 2, Final Fantasy Tactics, un altro Mario. Questo è lo spin-off praticamente di Project Zero per il GameCube, che ancora non l'ho giocato. Poi qua abbiamo Pokémon d'oro, Pokémon, no, Tomb Raider, Super Mario Tetris, un altro. Poi qui abbiamo dei giochi della Nintendo, boh, Harry Potter, Mario Golf e Mario Party 7. Ce li abbiamo tutti i Mario Party. Sono l'unica persona, penso, che ha tutti i Mario Party, vabbè. Poi qui abbiamo Shenmue versione Dreamcast, Virtua Fighter 3, credo. C'avevo anche la collezione con tutte le cassette. Poi qui abbiamo Berserk, ovviamente, Parasite Evil, vabbè, questo che anche è bellissimo, anche se non capivo niente perché era una versione giapponese, ancora non parlavo giapponese. La colonna sonora ufficiale di Final Fantasy X, i DVD di Tekken, il cartone animato che era molto più bello del film. Poi abbiamo Chrono Cross, poi abbiamo la versione di Dead or Alive 1. Sapete che Nina aveva i capelli marroni e lei si tinge, Tina, non Nina. Sonic, poi qua abbiamo Dead or Alive 2, un altro Dead or Alive 2. Poi qui abbiamo Soul Calibur 2, credo, no, Soul Calibur 1. Proseguiamo, qua abbiamo Virtua Fighter 2 per PC, Zelda. Questo qua per attaccare i giochi del Game Boy Advance su GameCube, Harry Potter. Non ero neanche un fan di Harry Potter, questi me l'hanno regalati, non li ho neanche mai aperti. Questi qua giochi di mio fratello. Poi Paperino, Sonic, Mario Golf, GameCube, Batman anche non ho mai giocato. Questo era per giocare ai giochi, mi sembra, giapponesi su GameCube. Non vorrei dire una cazzata, non mi ricordo. Questo gioco ci ho giocato un bel po'. Poi che abbiamo Sonic GameCube, Resident, questo bellissimo, questo ancora più bello, che sono i remake per GameCube di Resident Evil. Questo anche mi è piaciuto un botto. Questo anche molto bello. No, questo in realtà non l'ho giocato così tanto, scusate, io ho giocato tanto al 64, anche se l'ho comprato molto dopo che è uscito. Luigi Mansion anche carino, Star Fox carino, ma niente di che. Ah, oh, questo era un gioco, non lo so, era brutto, ma l'ho giocato lo stesso. Questo l'ho giocato perché ancora non avevo l'Xbox e volevo vedere le tipe in costume. Bloody Roar, ah, questo è stato l'ultimo, forse questo è stato l'ultimo Bloody Roar.
Questo ci ho giocato anche questo poco. Eternal Darkness è un gioco che non so se conoscete, ma è un gioco veramente, veramente, veramente bello. Ha una storia super intrigante, secondo me è uno dei miglior, ma non è proprio un horror, tra fantasy. Evolution, che c'aveva anche la versione Dreamcast, è bellissimo. Cioè, è brutto ma è bello. Questo non me lo ricordo, non so neanche che gioco è. Oh, Final Fantasy Crystal Chronicles, c'ho anche la confezione originale con tutto. Mario Party 6, Mario Party 4, Mario Party 5, Super Smash Bros e Mario World. Poi abbiamo Zelda, la versione box, boxata mai aperta, tutta originalissima, guardate che meraviglia. E poi abbiamo anche Final Fantasy PlayStation. Oh, aspettate però, i giochi della PlayStation ve li faccio vedere in un altro video, perché ce ne abbiamo veramente, veramente tanti. E poi possiamo andare ancora negli anni per far vedere anche i giochi del Nintendo. Quindi vabbè, scrivetemi se vi piacciono questi video review retro, scriveteli nei commenti, ci vediamo domani alle 2 con un altro video. Ditemi quale gioco vi piace di più, quale vorreste avere. E ditemi se vi interessa allora questo momento nerdaggio versione PlayStation e versione Nintendo, che farò in un prossimo video, più un sacco di altre cose nerd e action figure, quindi non perdetevelo perché veramente ci sarà da vergognarsi. Io mi sto già vergognando. Un abbraccio e ci vediamo domani alle 2. Mettete un mi piace, condividete questo video, iscrivete voi e tutti i vostri amici interessati alle cose nerd. Yeah!